Vediamo altri esempi, una forza totale da 12 N, guardiamo questa formula qua, è quella forza che, applicata alla stessa massa di prima, 1 kg, la accelera di 12 metri al secondo quadrato. Questa è la proporzionalità diretta fra la forza e l'accelerazione. Infatti abbiamo detto prima che, se prendiamo lo stesso oggetto di prima, quindi 1 kg, però gli applichiamo una forza 12 volte più grande, quindi non più 1 newton ma 12 newton. Allora anche l'accelerazione, che è l'effetto della forza totale, diventerà 12 volte più grande, non più 1 metro al secondo quadrato ma 12 metri al secondo quadrato. Però la stessa forza di 12 newton la potremmo applicare a un oggetto di 2 kg anziché di 1 kg. In questo caso, come abbiamo detto prima, siccome la massa è raddoppiata, 2 kg, allora l'accelerazione sarà la metà, infatti 2 per 6 è 12, l'accelerazione è 6 metri al secondo quadrato e non più 12 metri al secondo quadrato, quindi la massa raddoppia, di conseguenza l'accelerazione dimezza. E possiamo proseguire con infiniti altri esempi, sempre con una forza totale di 12 N, applicata per esempio a 3 kg, accelerazione 4 metri al secondo quadrato, applicata a 6 kg e così via. Le combinazioni sono infinite, non soltanto i numeri interi, e posso mettere numeri decimali o addirittura numeri irrazionali.